Sapete qual è il modo più bello di iniziare la giornata? Dare il benvenuto al sole sulla terra e alle energie del sole dentro di noi. C'è un rituale apposta e un esercizio per farlo nel modo migliore. Ormai, con la fretta e le abitudini frenetiche di ogni giorno, ci siamo dimenticati che all'inizio di ogni giornata dovremmo dedicare del tempo di qualità alla persona più importante della nostra vita. Mio marito? Mio figlio? Ma se sono a loro disposizione tutto il giorno? Appunto, la persona più importante sei tu. E la cosa più utile e sana che possiamo fare per noi stessi è prenderci dello spazio per il nostro benessere. E non solo fisico, ma anche mentale e spirituale. Perché non siamo fatti solo di materia fisica, ma anche di materia spirituale, o no? Certo che sì, non serve essere spiritualisti, lo dimostra anche la fisica quantistica, che ci sono le energie, che c'è l'energia. Non solo, la scienza più specializzata per fare funzionare al meglio questa energia è lo yoga, che ha messo a punto un esercizio tramandato nei secoli che si chiama saluto al sole. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Il saluto al sole, se lo facciamo tutti i giorni al mattino, vi garantisco che cambia la qualità della vita. Il saluto al sole ha tantissimi benefici. Per la forma fisica, allevia il dolore alla schiena e dona flessibilità a tutto il corpo. A livello fisiologico, migliora la pressione, la circolazione e in molti casi riduce i dolori del ciclo nel tempo. Per la sfera mentale, riduce l'ansia, dà energia positiva e migliora la concentrazione. E a livello spirituale, riequilibra tutte le nostre energie. Ma tu come sai tutte queste cose? Io leggo libri! Sì, ma con la cultura non si mangia! E figuriamoci con l'ignoranza! Ho letto questo libro dedicato interamente al saluto al sole. È pubblicato dalla casa editrice Il Punto d'Incontro, sponsor di questo video, specializzata in benessere, salute naturale e stili di vita ecobio. Descrive l'affascinante storia di questo esercizio tramandato per secoli e oggi confermato anche dalla scienza. Ovviamente illustra e spiega anche le 12 posizioni di questo esercizio e come farle nel modo corretto abbinandole alla respirazione. Descrive anche i principi alimentari dello yoga e racconta molte testimonianze di persone che sono state meglio e hanno risolto diversi problemi con il saluto al sole. Ma non solo, c'è un meraviglioso regalo per chi lo acquista. Nella fascetta c'è un codice omaggio con cui potete scaricare i mantra collegati a questo esercizio. Sono intonati da Patrizia Satterini, una mia amica, ciao Patrizia, una donna straordinaria che insegna canto indiano agli indiani. Pensate quanto è brava. Ha vinto lei dei concorsi di canto indiano in India e con questi mantra ci avvolge di vibrazioni positive che elevano le nostre energie. Così iniziamo la giornata con l'esercizio migliore che ci sia per tutto il corpo e le energie giuste per nutrire anche lo spirito. Vi assicuro che iniziare la giornata anche solo con 10 minuti di saluto al sole, Surya Namaskar, fa un'enorme differenza per tutto il giorno. Moltissime persone a cui ho consigliato questo libro e questa pratica già lo fanno e ogni volta che le vedo sprizzano di energia e i loro occhi esprimono molta più gioia e positività. Possibile? Sì, al 100%. Allora ci provo, se è tempo di qualità per me stessa, potrà farmi solo bene. Sì, è molto di più di quello che pensi. Andate sul sito della casa editrice e guardate voi stessi quanto è speciale questo libro. Se vi registrate al sito, avrete subito uno sconto sul primo acquisto, un incentivo per leggere libri sani per il benessere. Per concludere, voglio dire a chi pratica yoga o insegna yoga che dovrebbe assolutamente avere questo libro nella sua libreria, sia per i contenuti che per i mantra. Ora condividete questo video, iscrivetevi e abbonatevi al canale per sostenere la mia divulgazione di contenuti trendy e sani. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!